Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Domenico fa Isaac Afterbirth. Siamo qui oggi per fare una challenge. E per essere precisi, la challenge Cursed. Vai. Dopo la partita San Giuda, che è stata qualcosa di incredibile, oggi Cursed, una partita un po' particolare. Il set per questa partita, giusto per dirlo, è VPS6ZFKS. Siamo Maddalena con la blu map, la mappa, la bussola e il fegato, Raoliver, fegato grezzo. Possiamo vedere quindi tutta la mappa, ma ogni stanza che attraversiamo perdiamo mezzo cuore. Quindi dobbiamo stare ben attenti. Abbiamo anche il Chaidert e Yamart, che sono. Cioè, Yamart è un elemento base di Maddalena, c'è il Chaidert invece no. Quindi abbiamo ben 6 cuori di vita e andiamo un pochettino a vedere cosa c'è nella stanza del tesoro. Bisogna essere praticamente pronti, ma non neanche pronti. Bisogna prendere quel tanto di danno che basta e fare le stanze tranquillamente. Dalle stanze del tesoro, le stanze. Da tutte le stanze che si necessita. E poi si può andare tranquillamente a fare la partita perché si arriva soltanto alla mappa, da mamma in questa partita. Quindi ecco qua. Un oggetto che prendo, non posso rirollarlo. Ed è continuo. Cosa fa continuo? Mi dà lacrime spettrali che possono andare oltre la mappa. Perché come vedete vanno oltre la mappa e riappaiono sopra. È un po' particolare come oggetto, molto carino. Magari riusciamo a utilizzarlo in qualche modo, anche se non saprei esattamente. Dovrebbe aumentare anche il range in teoria, però questo non ne sono del tutto sicuro. Sta di fatto che colpiamo i nemici anche dall'altra parte della mappa, quindi è interessante. Tipo, se io sparo qua, prendo il nemico che è dietro di me, quindi è molto particolare come oggetto, molto bellino. Utilizziamo lo Yamart e recuperiamo così uno di vita. C'è da dire che se si riesce, che ne so, a ottenere qualcosa come la 9 Volt, finché sia una Yamart, è utile. E poi. Addio, sto cercando di fare un discorso che ha un minimo di senso. La batteria, quella lì che si ricarica, che ti permette di ricaricare il tuo oggetto meno tempo, è molto utile. È molto utile anche Car Battery, però ovviamente è un pochettino difficile, come si può dire, gestire la vita di per sé nel gioco in questa partita. Quindi bisogna stare un po' attenti. Per il resto non è troppo difficile. Non mi ricordo che oggetto sblocca, ma se non erro era qualcosa di buono. Non sono però del tutto sicuro. Vediamo. Le sfide ancora non sbloccate sono semplicemente perché tipo mi mancano ancora un paio di oggetti, però niente di troppo difficile da trovare. Primo oggetto che troviamo dal boss invece è Cube of Meat, obbligatorio perché Cube of Meat appare sempre quando si batte un cavaliere dell'Apocalisse, in questo caso avevamo Famine, e quindi Cube of Meat è un famiglio che mi gira attorno e mi protegge dai danni. Molto semplice. Fa anche un danno discreto, quindi non ci preoccupiamo. Curse of the Lost, ecco, peggior curse che mi può capitare. Non c'è nient'altro da dire. Potrei prendermi la Bibbia satanica. Sapete? È un'idea. Satanic Bible, la utilizziamo. Non so se mi conviene portarmela dietro, però. Di certo lo prendiamo in Book of Belial e lo mettiamo giù. Potrebbe. Non so se è una buona idea portarmi dietro la Bibbia satanica oppure no. Penso di no, comunque sta di fatto che ecco, questa è la curse peggiore che ci poteva capitare. Perché se non vediamo la mappa, ovviamente questa sfida è stata pensata se perché tu veda sempre la mappa. Se non la vediamo di per sé è un problema, perché ovviamente la sfida diventa molto più difficile, visto che ogni volta che attraversiamo una stanza prendiamo danno, quindi ovviamente la sfida diventa difficile. Adesso vediamo un pochettino, cerchiamo di completare la partita. Entriamo qua dentro e. Ok. Posso far esplodere uno di queste TNT qua. L'altra non posso perché non posso spostarla. Però la faccio esplodere tranquillamente vicino a questo rocce. Così mi prendo questi oggetti. Qua c'è una stanza, credo che sia quella del negozio. Però non mi interessa, la ignoro visto che non ho chiavi. E poi non posso permettermi proprio in questa partita di fare tanto backtracking per le altre stanze. Quindi appena troviamo il boss, sarò ben felice di abbandonare la stanza. Il piano. Proprio non te lo permette di fare questo gioco del backtracking. Questa sfida del backtracking. Quindi, ok.
Non abbiamo oggetti che hanno potenziato il nostro danno in nessun modo. Questo mi preoccupa un pochettino perché significa che dobbiamo andare a cercare i patti con Satana adesso, anche se non sono mai troppo convenienti. Sì, potevo portarmi il Book of Belial, lo so, ma non mi conviene in questo caso perché portarmi dietro il Book of Belial significa rischiare di non avere più un sustain. Una partita in cui la vita è la cosa più importante, più che proprio il danno di per sé. Ho affrontato Mega Satana con un danno che faceva schifo. Posso affrontare ovviamente una sfida del genere con un danno che fa schifo. Sì, anche se non è il tipo di sfida mio preferito questo. Cioè, non mi piace più di tanto, quindi non ne sono felice. Joker lo utilizziamo adesso e otteniamo due oggetti di merda perché Brother Bobby è inutile. E l'altro, We Need to Go Deeper, potrebbe essere utile se avessimo del danno. Tipo, se mi fosse capitato nella scorsa partita con Judas, gli avrei dato un'utilità. Perché ovviamente mi permetteva di saltare molti piani e non. Magari all'inizio avrei fatto, verso la fine no. Già nella partita con qui, nella scorsa partita con Judas, avevamo poi problemi verso la fine. Cerchiamo di non prendere danno nelle stanze, questa è una buona idea per farlo. Cioè, a parte quello là obbligatorio quando si cambia stanza, tranne quando succede nei boss, a quanto pare, è meglio non prenderne danno. Entriamo qua dentro e affrontiamo Lidelorn, che okay, non è troppo difficile, anzi, è un boss relativamente facile. Vorrei che mi droppasse però un oggetto buono, perché se no c'è un problema. Ok, volevo provare a fare quella bizzarria di attaccarlo dall'altra parte, mirando dall'altra parte. L'ho fatta, però non mi ha soddisfatto troppo, quindi va bene. Mi chiedo se fosse possibile sfruttare in qualche modo questa combo con qualche altro oggetto. Cioè con i raggi, e con i raggi intendo soltanto un HP up, questa è brutta storia. Con i raggi, per raggi intendo Brimstone e Technology. L'oggetto non passa mai attraverso i muri della stanza, quindi non andiamo a colpire. Però forse con tipo qualcosa come. Non mi viene il nome. Se mi venisse il nome sarei una persona molto più felice. Qualcosa come la. Ce la posso fare, dai, Leone, ce la puoi fare oggi. Qualcosa come la. Ipecac potrebbe essere utile perché sparate il colpo fuori dalla stanza e va a finire dall'altra parte e quindi potrebbe essere utile. Forse, non ne sono del tutto sicuro. Sta di fatto che questa non è propriamente la sfida più facile di questo gioco, anzi, può risultare rognosa in molti casi. Entriamo nella stanza del tesoro. 5 bombe che potrebbero spawnare ragni, credo. Non ne sono sicuro al 100%, ma farò finta di saperlo. Ok, 3 centesimozzi, sempre utili. Gente cattiva spira polveri a caso nell'universo. Io che li sento pure. Quindi, bene. Prendiamo questi 3 centesimi, 14. Magari il prossimo shop ci potremo anche tentare un'andata. Comunque, adesso a vita siamo messi relativamente bene. Dipende tutto da come andiamo a battere i boss. Perché se riusciamo a non prendere troppo danno ai boss, va bene finora la quantità di vita che abbiamo. Se invece prendiamo danno contro i boss, non va bene. Allora, entro qua dentro. Utilizzo questo oggetto. Sì, tanto avrei comunque preso danno. Non so, dipende. Non so come dire se mi conveniva oppure no. Quindi andiamo qua, guardi Junior, bombe, ti utilizzerò bomba. Maledizione a lui. Ah no, queste non sono le bombe che vanno a. Cavolo, sto dicendo prima. Le bombe che vanno al di fuori. Non mi viene, che vanno a spawnare le ragni. Sono bombe che se attaccano i nemici, non me lo ricordavo. Vabbè, fa nulla. Placenta invece è buono. E quando tipo uccidi un nemico ti danno tanti ragni. Placenta è estremamente buono perché dà un HP e regeneration. Ciò significa che vengo rigenerato. Ma se io faccio così, cosa succede? Ok, sono full vita, ottengo un altro mezzo cuore. Potrei in teoria sfruttare questo per fare qualcosa di interessante. Perché tipo, faccio così, faccio cos'ha e ripasso. No, speravo di riuscirci però, peccato. Ok, raccogliamo anche questo mezzo cuore e questo cuore intero, anche se vale mezzo, non mi interessa più di tanto, semplicemente così sono riuscito a sistemare la situazione e andiamo avanti. Curse of the Cursed.
Curse of the Cursed? What? Mi sa che è la curse base di questa partita, credo, perché Curse of the Cursed non l'avevo mai sentita. Quindi, cioè, almeno non mi viene niente in mente il Curse of the Cursed, quindi va bene. Altra curse molto fastidiosa potrebbe essere con questa partita. Di sicuro la Curse of the Maze dovrebbe dare estremamente fastidio una partita del genere, la Curse of the Maze, secondo me. Come anche questi nemici particolarmente fastidiosi. Sì, secondo me Curse of the Maze e Curse of the Lost sono i peggiori che vi possono capitare. Poi le altre più o meno sono sempre, non danno fastidio, sono semplicemente non le vorresti avere. Qua ho preso un danno idiota, devo concentrarmi. Potrei addirittura smettere di parlare per concentrarmi, però questa è un mal di estremi, estremi rimedi. Lo potrei fare soltanto con The Lost, credo. The Lost, visto che alcuni di voi non lo sanno e ve lo dico qua, ah, Curse of the Cursed, non vedo l'oggetto, però strano perché mi dovevo comunque vederlo, cioè comunque saperlo, doveva essere Curse of the Blind, ecco. Comunque, per chi non lo sa, The Lost è un personaggio che quando prende danno muore, ok? Nella nuova versione ha le lacrime spettrali e il D4. Cosa fa il D4? Il D4 gli permette di rirollare tutti gli oggetti che ha addosso, casualmente, ovviamente. E quindi, bene, se si dona 8 centesimi nella macchina delle donazioni di Grid, che l'avete vista nei primi episodi, quando ho fatto la Grid Mod, o qualche episodio fa, comunque l'avete vista in quegli episodi, sapete... No, sapete, ve lo sto per dire io. Comunque, quella Grid Machine vi dà la possibilità di sbloccare l'Holy Mantle per The Lost in partenza. Cosa fa Holy Mantle? È un oggetto che vi para il primo colpo di ogni stanza. Quindi, con The Lost è un oggetto salvavita, non c'è niente da dire. Veramente, è, credo, il miglior oggetto con cui potrebbe partire un personaggio del genere. Infatti, di solito la gente, e con gente intendo anche me stesso, finiva le partite con The Lost solo e soltanto se otteneva quell'oggetto più una combo tra Brimstone, Deadcat e Gap in generale. Soltanto in questo caso si può pensare effettivamente di sconfiggere The Lost in modo efficiente, quindi... solo con oggetti del genere, con i potenziamenti che vanno sull'OP, solo in questo modo. Dovremmo ricevere una ricarica qua, quindi utilizzeremo l'oggetto una volta. È scritta Coli, funziona così, che trasformiamo tutti i nemici che ci toccano in cacche. Siamo un po' lenti e quindi non riusciamo a schivare come vorremmo. Io perlomeno non ci riesco, magari voi ci riuscite, non lo so. Gera abbondanza, ok, quindi posso moltiplicare gli oggetti in questa stanza con Gera. Eliminiamoli, ok, qua mi sento tranquillo. Algez buona, potrebbe risultarmi utile. Una Gera, una Pertro, un'altra Gera. Ok, mi piglio un Algez. No, credo che posso fare. Algez droppata qui. Ha un senso. Magari se non la droppa da davanti, vabbè, non fa nulla. Prendo l'altra Algez. Uso un Argiz, prendo l'altro Argiz e passo la stanza. Molto semplice, così non prendo danni. Essendo la stanza super segreta, non combacia con nessun altro punto, quindi va bene. No, mica tanto, stiamo perdendo un po' troppa vita, ho bisogno di cuori. Magari le cacchette, se sono fortunato, dovrebbero droppare qualcosa. Noi, essendo anche la versione Everything is Terrible, dovrebbe darmi anche un minor drop, si nota, di cuori. Comunque abbiamo regeneration di placenta, c'è da ricordarselo, perché ovviamente se riusciamo a rigenerarci la vita è una cosa pure giusta. I danni però prendo un po' troppi danni per la partita. Devo potenziarmi perché non riesco a fare le stanze in modo perfetto, direi. Se no arriveremo al boss, che sarà veramente dura e difficile sopravvivere. Direi che posso sconfiggere tutti questi nemici stando semplicemente fermo da questo lato fra un po', quindi proviamo un pochettino, credo che sia possibile. Di certo posso sconfiggere questo qua che è qua in mezzo sparandogli attraverso il muro, ed è grazie al mio oggetto Vacuum, sì, non so perché mi sta venendo Infinitum, però Infinitum non credo che esista, quindi va bene. Ok, vediamo un pochettino se droppano qualcosa le cacchette. No, stanza con doppio boss ed è Garglings doppio. Ok, abbiamo eliminati praticamente tre in un colpo con una soltanto, e ripeto, una soltanto bomba, e è stata veramente fortunata quell'azione.
Complimenti al mio culo, devo dire la verità. Non credo che mi. No, anzi, potrebbe. Sto zitto. Non apparire più il patto con Satana. Poteva apparire perché ha un 30% di possibilità. Deserto un HP up. Che mi va bene. Cioè, cerco di accontentarmi. No, c'è un HP. C'è un cuore rosso che mi vado a recuperare subito. E adesso va tutto bene. Continuiamo qui e vediamo. Allora, Curse of the Cursed, come sempre. Voglio andare nella stanza del tesoro? Sì, perché posso andarci senza prendere troppi danni passando da qui, dove c'è anche Super Grid. Ritiro il fatto che potrei pre non prenderci danni. In teoria, no, no, sono chiusi, quindi devo per forza tra 3.000 bomba, se no ce la stavo già per lanciare addosso a Super Grid, che è un nemico molto fastidioso, c'è da sottolineare. Sì. Cerchiamo di eliminarlo in più fretta possibile, perché se no mi preoccupo. Comunque Placenta mi ha regalato mezzo HP ed è una cosa buona e giusta. Grazie Cube of Meat per pararmi i colpi. Ok, non li posso però parare, non posso salvarmi da tutti i colpi di questo nemico, soprattutto visto che facciamo veramente poco danno. Motivo per cui voglio entrare in quella cavolo di stanza del tesoro. Comunque contro mamma non dovremmo aver problemi, visto che abbiamo Algiz che mi dà tantissimo tempo di resistenza. Se recuperiamo bombe, comunque adesso ci potenziamo un pochettino, contro mamma il prossimo piano non dovremmo aver problemi se ci arriviamo. Quindi non è un problema propriamente raggiungere mamma. Comunque sì, mi ha aperto la stanza, però io vedevo nei muri che erano tutti chiusi e mi dava fastidio dovermi fare la stanza. Ti prego non spawnare. Non commento la mia sfortuna. Volevo un cuore nero perché così se subivo danni potevo concludere in fretta questa stanza. Il gioco ovviamente mi odia. Lo sapete benissimo, quindi sono assai felice di aver ottenuto invece un teschio di quelli molto fastidiosi. E abbiamo ancora il danno base, veramente che tristezza. E ci sono pure le stanze del tesoro in questa sfida, quindi siamo stati estremamente sfigati proprio. Un buon oggetto qua è Gimpy, secondo me, perché ti permette di. Ogni volta che prendete danno al di fuori di una stanza avete la possibilità di salvarvi un po' il culo, e quindi è utile. Entriamo qua dentro e c'è Ghost Baby, Spectral Buddy. Ok, un aumento di danno praticamente. La vendiamo così. Abbiamo talmente tanto danno a considerare questo un aumento di danno. Che cos'è questo? The Sun. Lo uso adesso perché Algiz me la devo portare dietro e non posso portarmi dietro il The Sun, quindi uso adesso ho usato adesso il The Sun. Ritorniamo qui, raccogliamo anche il centesimino che ho lasciato qua dietro e saliamo qua sopra a affrontare i nemici. Madonna, però quanto sono fastidiosi questi. Sono perché hanno tanta vita più che altro. Voglio proprio raggiungere mamma per levarmi il problema. Ovviamente se troviamo qualcosa come tipo The Blot saremo nei nostri cavoli e non possiamo risolvercela bene la situazione. Quindi vediamo un pochettino. Bene, rieccomi. Scusatemi per l'interruzione, ma stavo avendo un problemino in casa, quindi ho dovuto interrompere un secondo il video. Vabbè, intanto non è successo nulla di particolare. Cioè, ho bloccato il video giusto un attimo e quindi ho risolto. Possiamo continuare tranquillamente. Vediamo un pochettino cosa sta succedendo qua. Abbiamo eliminato finalmente sta stanza, mezz'ora per eliminarla. Ok. Eliminare questo nemico potrebbe risultare più rompiscatole di quanto sembra di per sé, quindi speriamo bene. Speriamo molto bene, anzi, siamo molto confidenti noi. E mi gratta il naso purtroppo, quindi. Cioè, non purtroppo, a voi non mi frega nulla, però di fatto è una cosa abbastanza fastidiosa. Speriamo di no. Io spero soltanto che il gioco mi voglia bene, non mi dia né The Cage né The Blot. Se mi dà uno di questi due. Non so se riusciamo a farlo tranquillamente, anzi, dovrei essere costretto a utilizzare Algiz in teoria. Io direi di andare nel negozio. Ok, necessitiamo proprio di qualche potenziamento, qualsiasi esso sia. E doppio slot per le carte potrebbe essere utile, soprattutto perché è un The Sun. Vediamo che cos'è invece questa, un'altra The Sun. Utilizziamone uno a sto punto. Raccogliamo Algiz. Perfetto, in realtà abbiamo appena avuto un culo pazzesco, perché il The Sun, il doppio The Sun come in questo caso, è qualcosa che è estremamente utile per il prossimo piano, dove arriveremo quindi al concetto full vita, perlomeno full vita arriviamo al boss, quindi, ed è buono, veramente buono.
Questi qua sono nemici un po' bastardi, però quando ci toccano tipo ci fanno uno di danno, quindi sono stronzi, e oltretutto ci fanno uno di danno e sono anche non troppo facili da schivare. Anzi, più rimango qua dentro più rischio. Vorrei che questo qui, che si può rendere effettivamente invisibile, morisse in fretta. Com'è andata? Ok, usiamo Yamart, andiamo qua e c'è mamma. Ok, mamma, dimmi cosa vuoi. Spero che il tuo volere sia lo stesso mio, cioè quello che tu muori in fretta. C'è soltanto una mano, sembra? Sembra di sì, che ce ne sia soltanto una. Infatti c'era soltanto una. Non è molto usuale questo, però va bene. Le Ghost Tears ci stanno aiutando tantissimo. Di per sé. Quindi bene, devo dire che non mi posso lamentare almeno su questo lato. E posso dire invece di voler continuare il piano su quest'altro lato. Va bene. The Faller, ho un oggetto di Satana. Se il Dead Cat mi spara una bomba in faccia. Non ce li ho, quindi non posso mantenere la promessa. Mi spiace. Potrebbe esserlo Dead Cat, davvero. Non mi preoccupa più di tanto la vita, voglio semplicemente raggiungere la fine del piano. E ok, questo è come utilizzare il Cube of Meat come un oggetto d'attacco. Ed è Demon Baby, una delle poche torrette del gioco che fa un danno discreto. Quindi posso sentirmi felice. Scendiamo giù. Niente patto con Satana perché ho preso danni. Quindi va bene. Possiamo andare avanti qua. Entriamo qui dentro. Magari c'è qualcosa di interessante. Assolutamente no. Direttamente al boss. Andiamo. Sì. Darei 9 centesimi qua dentro per poter vedere se riesco a recuperare una bomba o qualche cuore. Anche quelli sono ben accetti. Quindi, bene. Ok, ho trasformato una mosca in cacchetta. Non è una cosa di certo molto carina da fare, però ok. Diamo anche questo centesimino qui. Utilizziamo suo Diamonds. Sarebbe stato bello tenerlo prima di sicuro. Vediamo un pochettino se mi droppa qualcosa di interessante. Le bombe che necessitavo, che mi servivano per saltare le stanze. Perché io posso fare adesso così, mettere una bomba qua, entrare qua dentro, sperare che non ci sia nessun nemico bastardo, e non ce n'è. E poi piazzare una bomba qui anche. Fa esplodere anche quello sopra, ok. Ok, ha dato due ranni perché ho ucciso quel nemico, però non mi dà troppi problemi. Anzi, mi ha ridato abbastanza soldi da poter rendere utile lo shop. Va bene, che culo. Entriamo qua dentro, vediamo cosa c'è. C'è un oggetto che è buono, che è il Broken Watch. Che carta è questa? Strength. Non mi interessa. Vediamo un pochettino cos'altro possiamo fare. Continuiamo qui, andiamo verso il boss, manca soltanto questo per poter concludere, quindi andiamo avanti. Va bene. Ah, dai, su ce la possiamo fare. Ci manca veramente poco e non abbiamo neanche avuto bisogno di utilizzare il The Sun, quindi lo utilizziamo contro il boss. Andiamo anzi qua dentro. C'è un The Tower, non conveniva. Visto che intanto il The Sun è anche rallentato, che culo che abbiamo, quindi utilizziamo, vabbè, tutti gli oggetti che abbiamo, intanto non mi dà. Non mi cambia più di tanto visto che è rallentata. Sì, abbiamo appena avuto un culo che è grande quanto due case praticamente per rallentare la mamma. Utilizzando il nostro Cube of Meat riusciremo ad ucciderla molto facilmente. Raccogliamo la Polaroid, intanto non cambia nulla e concludiamo questa partita. Abbiamo sbloccato la credit card che scopriremo cosa fa in un prossimo episodio. Quindi per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi, qua da Daniele è tutto. Vi ricordo di iscrivervi, commentare e lasciare il mi piace. Ciao a tutti!